Il nostro format Fast Finance, la finanza spiegata in modo semplice, si parla di educazione finanziaria con tutti i riferimenti per comprendere appunto il mondo della finanza e dell'economia anche per chi non è già dentro il settore, ma anche per chi vuole banalmente fare un ripasso e poi non solo l'espressione più teorica della finanza, ma anche consigli e suggerimenti operativi. Quindi uniamo tutto in questo nostro programma sulle fonti TV. Come sempre dico, insomma, anche se poi noi stessi impariamo da quello che raccontiamo, c'è sempre oltre a me un altro professore in cattedra, Enrico Gei, Scatta col Trend, ancora con me per questo appuntamento. Enrico, ben trovato. Manuela, buongiorno, grazie soprattutto per il professore, cercheremo di fare del nostro meglio se possibile. Assolutamente sì, e allora già in sovrimpressione si legge l'argomento di questa puntata. Il trend, beh, è una delle parole chiave, insomma, della finanza e non solo della finanza, anche del trading, visto che tu ti occupi di questo, che è un vero e proprio alleato, di chi vuole approcciarsi appunto al mondo dei mercati. Adesso naturalmente spiegheremo perché. Prima però, Enrico, devo dirti che c'è un altro ospite con noi, è già capitato anche in altre puntate. Io chiedo alla regia di mostrare chi è un ospite decisamente illustre. Charles Henry Dow è stato un giornalista statunitense, cofondatore della società Dow Jones & Company, ha fondato anche il Wall Street Journal, è naturalmente uno dei più importanti quotidiani finanziari nel mondo, e inventò il famoso indice Dow Jones in seguito ai suoi studi e ricerche sui movimenti del mercato. Inoltre sviluppò tutta una serie di principi per capire e analizzare il comportamento del mercato, che in seguito divennero noti proprio come teoria di Dow e furono la base dell'analisi tecnica. Ripartiamo da qui. Allora, Enrico, cercheremo di spiegare, insomma, qual è l'importanza di questa teoria. Uniamo appunto ciò che ha compiuto, insomma, nel tempo Charles Dow, ma anche riprendendo il titolo del trend, che si basa sul trend, che è un vero e proprio alleato di borsa. È così? Assolutamente così. D'altronde il motto più famoso in borsa, Wall Street, è trend is your friend, il trend è tuo amico. E questo si attaglia in maniera perfetta alla teoria di Charles Dow, e teoria che sviluppò insieme a un altro giornalista, matematico e analista finanziario, parliamo di Edward Jones. Siamo alla fine del 1800, morì prematuramente nel 1902 a Brooklyn Jones, Dow, e successivamente poi nel 1920 morì Jones, ma fecero in tempo a dare vita all'analisi tecnica nel senso letterale del termine, perché i loro studi diedero il là all'analisi tecnica e sono studi a tutt'oggi perfettamente validi, utilizzati, ripresi nel corso del Novecento dai principali testi di analisi tecnica, e da noi analisti di borsa, analisti grafici, pendiamo ancora da queste teorie, perché sono teorie sviluppate nel corso del tempo, testate e soprattutto sviluppate in maniera estremamente approfondita. Ricordiamo che su Wall Street Journal, che appunto, come hai correttamente detto tu, Manuela, fondato proprio da Dow, Dow pubblicò una serie di articoli, mi sembra 255, sostanzialmente erano delle newsletter quotidiane che lui riservava ai suoi abbonati. Quindi è un paradosso che colui che ha creato l'analisi tecnica in sostanza non abbia scritto dei libri, ma ci siano delle raccolte di articoli che hanno dato vita, hanno sostanzialmente giorno per giorno fatto vedere la luce all'analisi tecnica. Mm-hmm. Okay. E quindi lui aveva dato una serie di regole che poi sono tutte regole che si rifanno alla creazione, alla nascita del trend in borsa, perché quello che era il movimento da lui considerato come movimento principale per fare profitto sui mercati. Ecco, allora, che poi ovviamente parlando di economia e finanza tutti i giorni, ormai siamo soliti associare proprio la parola trend all'economia e alla finanza, ma non dimentichiamoci che quando parliamo di trend parliamo di tante questioni che fanno parte della nostra vita. Cioè, un trend è molto semplicemente un atteggiamento, un comportamento che noi stessi seguiamo piuttosto che una moda. La moda del momento segue, quando si dice appunto cosa va di
moda quest'anno? E beh, c'è un trend che ci dà indicazioni su quello che si segue. Di conseguenza lo stesso concetto è trasportato in economia e finanza, però appunto dicevo, non è una parola che si associa solo al settore di cui ci occupiamo noi, questo per spiegare ancora più semplicemente. Però Enrico, a questo punto addentriamoci subito nel discorso più finanziario e dell'analisi tecnica, cioè tu hai già citato uno dei più celebri motti di borsa che è trend is your friend, quindi il trend è il tuo amico, c'è cioè una persona di cui ti puoi fidare, io l'ho rigirato come alleato, ma cosa significa appunto in analisi tecnica? In analisi tecnica un trend prevede che ci sia un movimento che abbia una certa durata, che può essere chiaramente sia al rialzo che al ribasso, e che sia graficamente codificabile, riconoscibile. Ovviamente i trend possono essere di breve periodo, di medio periodo, di lunghissimo periodo, anche di vari anni. Addirittura uno studioso che so che tu conosci e ci rifacciamo a Kondratiev, aveva studiato dei trend in natura bicentenari, quindi i trend sono, come hai detto tu, ovunque e anche in borsa. Uno dei modi che Charles Dow aveva escogitato per riconoscere la presenza di alcuni trend era semplicemente vedendo la produttività delle aziende industriali statunitense e l'indice che lui stesso aveva creato invece dei trasporti, che chiaramente i trasporti sono propedeutici alla crescita dell'industria, perché le industrie producono merci e i treni merci, per l'appunto lui controllava questi movimenti, più volte si spostano vuol dire che più merce si sposta perché c'è stata richiesta, e quindi questo fa salire anche la produzione. Difatti l'estensione totale del Dow Jones sarebbe Dow Jones Industrial Average. Average vuol dire media, quindi lui si rifà alla media della produzione industriale. Ok. E all'epoca nel Dow Jones Industrial Average era compreso anche il Dow Jones Transportation Average, quindi lui utilizzava questi due indici, trasporti e produzione, e diceva che se questi due indici si confermavano a vicenda, quindi se era in aumento la produzione delle industrie e in aumento lo spostamento delle merci su rotaia, c'era un trend economico in crescita. E fu il primo a disegnare sui grafici questi numeri, per cui lui in maniera visiva, dopo aver conteggiato i dati, creava sul grafico il trend. Così nasce il trend con il lavoro di Charles Dow. Ok, è chiarissimo, quindi si basava sulla situazione economica della macroeconomia, dell'andamento della produzione per definire il trend. Allora noi possiamo anche vedere un grafico che proprio mostra per esempio un trend rialzista, riassumendo Enrico, insomma il trend viene individuato con e da una serie di prezzi massimi e prezzi minimi crescenti, in questo caso siamo di fronte a un trend al rialzo, giusto? Poi andremo a vedere anche quando si verifica quella che è definita un'inversione appunto di trend, un'inversione di tendenza. Esatto, la teoria di Dow voleva che su ogni asset finanziario fosse possibile identificare un trend, quindi su una coppia di valute, su una materia prima, su un titolo azionario, su un indice, e la serie di massimi e di minimi crescenti cosa ci indica? Ci indica che ogni volta che il prezzo tende a scendere, i compratori sono disposti a accumulare la posizione anche pagandola un prezzo più alto rispetto alla volta precedente. Perché? Perché i compratori sanno che questo trend è un trend e quindi tende a persistere, per cui sanno che anche un secondo o un terzo ingresso in acquisto su un dato bene potrà portare ulteriore profitto, perché il trend statisticamente tende a persistere. E quindi quando siamo in grado di tracciare le cosiddette trend line, in questo caso supportive, perché supportano e sopportano il prezzo verso l'alto, in questo caso noi riusciamo a individuare un trend, e ogni volta che il prezzo si riavvicina alla trend line in basso, la parte bassa del canale, essa funge come supporto, e quindi sono dei livelli dove statisticamente è profittevole entrare, proprio perché si sa che il trend probabilmente statisticamente tenderà a persistere, quindi favorirà la
prosecuzione della ci scesa dà dei un'indicazione più precisa, insomma, da seguire. Poco, anzi, scusami, nulla a che vedere, facciamo un'ulteriore specifica, con il rimbalzo, cioè quando siamo in un trend e per una giornata, due, tre, insomma, quindi non in modo persistente, si verificano movimenti di mercato diversi dal trend di riferimento, giusto? Non bisogna basarsi su quei piccoli movimenti, li chiamo piccoli, Enrico, ma bisogna vedere quanto si mantengono nel tempo per parlare di un'inversione di trend. Assolutamente, per lavorare fuori di trend è opportuno individuare, lo si fa anche visivamente, oggi con il web le piattaforme offrono gli indicatori di trend, quindi medie mobili, ADX, bande di Bollinger e quant'altro, per andare a confermare che alcuni minimi che visivamente sono evidenti sul grafico, quindi profondi, siano dei minimi dai quali il trend può ripartire. E quindi è bene andare a selezionare sul grafico pochi minimi, ma importanti, perché una volta che vengono testati il prezzo riparte, si ha sicuramente una possibilità di ingresso con un rapporto tra rischio e rendimento favorevole. Quindi è bene eliminare il cosiddetto noise, il rumore di fondo, quindi quelle sbavature, chiamiamole così, sul grafico che possono darci solamente un po' di confusione. È sempre bene guardare molti asset finanziari, perché oggi il web ce lo permette, cosa che non era permesso ovviamente a Dow, come a Gunn, come a Livermore, certo. E noi abbiamo la possibilità di farlo, quindi cerchiamo i punti migliori, più tra virgolette sicuri, analizzando un alto numero di grafici. Allora, ovviamente poi anche a occhio, per chi non è esperto, io per esempio non sono esperta di analisi tecnica, cioè Enrico opera tutti i giorni sui mercati attraverso l'analisi tecnica, però vi mostriamo quest'altro grafico dove è facilmente riconoscibile un'inversione di trend. Quello che dicevamo prima, Enrico, adesso lascio a te spiegare naturalmente in modo più specifico e più tecnico. Partiamo da un trend rialzista, si muove nel tempo, poi ovviamente si comincia a vedere una perdita di forza e si va in un trend ribassista, cioè a occhio nudo si vede, Enrico. Sì, ma diciamo che come in ogni attività ci vuole allenamento. Ovviamente se io inizio a giocare a tennis, la prima volta neanche la vedo la pallina. A forza di star là, prima o poi la beccherò e dopo un anno riuscirò anche a mandarla al di là della rete. Il trading non è differente. L'occhio si allena e riconosce dei movimenti. Ma questo lo fa dopo aver visto qualche migliaio di grafici, allora l'occhio riconosce dei movimenti che ha codificato, quello che la mente non pensa, però l'occhio lo porta alla mente, è come la pubblicità subliminale, quando ci fanno passare davanti qualcosa, un fotogramma così veloce che noi non lo vediamo, ma lui passa davanti all'occhio, l'occhio lo prende. La stessa cosa è sui grafici, qui vediamo un trend rialzista, un canale in verde, e poi un trend ribassista, il canale in rosso. La teoria di Dow vuole che massimi e minimi crescenti diano la conferma di un trend rialzista. Noi vediamo nel canale in rosso la prima freccia in alto ci indica un massimo, ma è più basso del massimo che abbiamo per ultimo nel canale rialzista. E sempre nel canale ribassista il primo minimo che vediamo è più basso del minimo ultimo che abbiamo nel canale rialzista. Cosa succede? In pratica i massimi e i minimi da essere crescenti iniziano ad essere decrescenti. Qui abbiamo utilizzato price action, ossia il prezzo puro, non abbiamo messo indicatori a sostegno, ma qui un semplice indicatore di forza, perché tu correttamente hai detto, Manuela, qui il trend sta perdendo di forza, quindi perde. Usiamo un oscillatore che bene tu sicuramente conosci, essendo una letterata, perde momentum. Mm-hmm. Quindi proprio l'oscillatore momentum ci andrebbe sicuramente a dire, se noi lo utilizzassimo, che quel trend è affaticato, sale, ma nello stesso periodo di tempo sale molto di meno, quindi sta perdendo momentum, forza. E quindi cominciamo a vedere massimi e minimi invece decrescenti e il trend cambia e si inverte. Ecco, la vera difficoltà però, credo Enrico, è saper riconoscere quando c'è questo momento, perché ripeto, un grafico come quello che stavamo analizzando è facile da individuare, cioè si vede chiaramente, poi al di là del fatto che tu ci hai aiutato graficamente con i colori, però insomma si vede chiaramente l'andamento del mercato, però saper riconoscere quando effettivamente sta per cominciare l'inversione di trend è sempre questione d'allenamento? Ma
Qui hai detto una cosa fondamentale, tu hai detto saper riconoscere quando sta per iniziare l'inversione di trend, ma in teoria se noi dobbiamo cavalcare un trend, a noi dovrebbe interessare riconoscere non quando sta per iniziare un nuovo trend, ma quando è iniziato. Ossia, se tu vedi il canale ribassista, ad esempio, inizia da aprile 2021 e dura fino ad aprile 2022. Quindi a me non interesserebbe in teoria entrare subito ad aprile 2021 con il rischio di non essere sicuro che sia iniziato un vero trend ribassista. Perché il trend ribassista, essendo un trend, tende a persistere e vediamo che scende per un anno. Quindi se anziché ad aprile 2021 io entrassi a giugno del 2021 o anche a luglio, quando ho più certezze che sia iniziato un trend ribassista, beh, comunque dura altri 8 mesi, quindi non ci interessa entrare, cercare di anticipare il mercato e di indovinare se è iniziato un trend, perché se un trend inizia, dura, e quindi non è opportuno cercare il rischio entrando troppo presto. Cerchiamo di guadagnare di meno, ma di essere più sicuri di stare dalla parte giusta. Quindi quando cominciamo a contare i massimi che sono decrescenti, possiamo girarsi ed entrare più tardi, ma con più sicurezza. Esatto, è il discorso di prima, cioè se no è solo un rimbalzo o un cambio momentaneo, certo, di mercato, e quindi bisogna in quel caso, magari adesso detto molto velocemente, aspettare per capire dove si dirige il mercato stesso. Ci sono tre tipi di trend, vero? Secondo sempre la teoria di Dow, Enrico. Beh sì, qui vediamo come l'analisi tecnica sia poi ripresa successivamente nei decenni da tantissimi altri importantissimi trader che abbiamo già citato prima. Perché dico questo? Perché Dow identificava tre tipi di trend: il primario, che è un trend di lungo periodo che può durare da un anno sino a diversi anni, e chiaramente per identificarlo in questo caso è bene guardare dei grafici con time frame alti, weekly o mensili. Abbiamo poi un trend secondario, cioè di medio periodo, che può durare da 2 settimane a 3 mesi, e in questo caso un grafico a time frame daily va più che bene per identificarlo. E poi abbiamo i trend più piccoli, di brevissimo periodo, che possono durare addirittura poche ore, e qui ci rifacciamo al trading intraday, fino anche a un mese, e in questo caso si può cercare di individuare il trend su grafici a time frame molto bassi, anche H4 o H1. Questo ci fa immaginare ad esempio le matriosche: ogni bambola ne contiene una e a sua volta è contenuta da una più grande. Ai frattali, la teoria di Mandelbrot, matematico ingiustamente senza Nobel. E quindi ogni trend ne contiene un altro, e ogni trend è contenuto a sua volta da altri trend. È tutto, diciamo, sincronizzato, è tutto cadenzato, e quindi se noi scegliamo il giusto time frame, troviamo il nostro trend, possiamo cavalcarlo. Ok, allora, per arrivare anche a vedere tra poco l'ultimo grafico che proponiamo per questo approfondimento, ripercorriamo un po' quelle che sono state le tappe principali del nostro Fast Finance di oggi. Allora, i mercati non si muovono mai, per arrivare anche a un'altra considerazione fatta proprio da Dow, non si muovono mai secondo un movimento preciso e ben definito, ma ci sono dei momenti in cui risentono di altre pressioni dovute a eventi, insomma, che non possiamo a volte nemmeno prevedere e che portano ulteriore volatilità magari sul mercato che è già volatile, o comunque portano improvvisa volatilità sul mercato. Però Dow, nonostante tutte queste premesse, dimmi se è giusto, Enrico, ritiene che i trend rimangano comunque in essere, ma è un po' anche quello che dicevamo prima, cioè anche se ci sono dei movimenti diversi, se c'è un trend rimane fino a quando poi appunto non si assiste a un cambio, giusto? Dow partiva da questa considerazione. Assolutamente, Dow era assolutamente avanti, diceva il mercato sconta tutto. Noi immaginiamo ad esempio i quasi 15 anni di salita ininterrotta di Wall Street, proprio dalla Lehman Brothers fino alla fine del 2021, per cui il mercato ha scontato elezioni di presidenti che sembravano pericolose, finte guerre con la Nord Corea, pandemie, qualsiasi cosa, eppure il mercato è salito perché un trend era un trend fortissimo, e il mercato ha scontato tutte queste notizie forte della liquidità che le banche centrali hanno immesso, e quindi il trend è rimasto solido a priori. Okay. Quello che diceva Dow è che bisogna operare quando c'è un trend, e qui ci rifacciamo, e chiedo scusa perché è la mia una malattia, a Livermore, che diceva c'è un tempo per essere rialzisti, c'è un tempo per essere ribassisti e c'è un tempo per andare a pescare, parole testuali di Livermore. Okay. Ossia, se noi non riconosciamo un trend, è inutile cercare di andare al mercato.
Certo, no, appunto, se no che alleato sarebbe? Vediamo anche questo ultimo grafico, appunto, che riassume, credo, quello che stavi dicendo, Enrico. Sì, noi vediamo come in questo grafico il tempo sia assolutamente passato, o, diciamo quasi un anno di salita, quasi un anno di discesa, e in questo periodo sicuramente tante notizie contrastanti si sono succedute. Qui siamo su euro-dollaro, su time frame weekly, eppure nonostante aumenti dei tassi, voci, paure, inflazione, recessione, stagflazione, eccetera, eccetera, i trend sono perfettamente identificabili, e quello che è interessante è vedere, ho lasciato l'ultimo rigo in basso, la parte inferiore del canale ribassista non tracciata fino in fondo, perché ora siamo proprio al test del canale ribassista, e chissà se ora sta per partire un nuovo trend rialzista. Lo vedremo, chissà, nelle prossime settimane. Va bene, assolutamente sì. E allora, grazie a Enrico J per averci chiarito molti punti rispetto al trend. Bisognerebbe dire, Enrico, che cioè, per iniziare ad addentrarsi nella finanza e soprattutto prima di iniziare a fare trading, occorra conoscere esattamente di cosa si parla quando si nomina la parola trend. È corretto? Beh, d'altronde tu stai parlando con Scattacall. Trend. Guarda un po', vedi, le cose più semplici a volte sono sempre quelle che si notano meno, però giustamente, quindi Enrico J scatta col trend, salutiamo anche l'altro nostro ospite Charles Henry Down, che possiamo vedere in una raffigurazione che è quella poi che circola anche Sì. sul web. E naturalmente, appunto, questa è l'occasione per dire, se volete approfondire l'argomento, insomma, ci sono tutte le informazioni a disposizione. È sempre utile anche conoscere la storia delle teorie dell'economia che oggi applichiamo, a volte magari senza neanche conoscerla nel dettaglio. E grazie ancora Enrico per avercela presentata al meglio qui sulle Fonti TV. Io ringrazio le fonti TV per l'opportunità, un ringraziamento agli ascoltatori, alla prossima occasione. Grazie, grazie Enrico J. Grazie a tutti voi per averci seguiti, questo è il nostro Fast Finance.